Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Come avrete visto dall'inquadratura, abbiamo per le mani i Carnivorous della Sbaban, che ringrazio tantissimo. Ci ha mandato tutta questa bellissima confezione, tutta mega colorata, con questi Carnivorous che sono le piante mutanti che sbavano slime, e sono appunto slime. E questi li trovate in edicola oppure sul sito della Sbaban, però vi lasciamo tutto sempre nell'info box, ricordatevi, a 3,50€ l'uno. E si presentano così: c'è il bidone blu, quello rosso e quello giallo. Quale apriamo per primo, Jason? Giallo. Blu. Allora, rosso. Non ti ascolta i miei bimbi? Allora, vediamo. Vediamo com'è, perché so che c'è un mostro che appunto sputa slime e mangia insetti. Allora, vediamo. Il bidoncino è così, c'ha l'apertura e andiamo ad aprire il primo. Aspettate, allora. Dentro trovate, così sì, il pacchettino di cellophane così, chiuso con il vostro slime, e poi il primo mostriciattolo. Wow! Con dentro, guarda Jason! Ci c'è. La moschina e questo scarabeo, scarafaggino. Wow! E adesso cosa bisogna fare? Buttare dentro? Sì, e lo sputa fuori lo slime. Dentro gli insetti. Ma si butta dentro proprio da qua così, però? Sì. Ma cioè, sì. Vediamo, aspettate. Andiamo ad aprire il nostro. Hai tagliato lo slime. Sì, lo so. Però è un po' difficile perché per me ne è. Ah no, ma aspetta, facciamo così. Aspettate, La Nika ce la può fare. Devo tirarlo proprio fuori tutto. Scusa, E dopo lo buttiamo dentro. Così. No! Aspettate, Ah beh, dopo vedete che esce bello pulito. Perché è compatto. Allora, vediamo. È così. Così. E poi... Metti dentro gli insetti. Oh, Jason! Dai, era divertente. Poi... Dai, mangio l'insetto. Fatti caldo, no, mi sembra com'è che si chiamano questi qua, belli liquidi, dai, buttiamocelo dentro. Okay. Adesso andiamo a aprire anche un altro. È freddo. Vediamo. Ma dici che questi qua rossi sono tutti così? Adesso vediamo. Appunto, facciamo così. Questo ce lo mettiamo qua dentro, così a cuccia. Ah, ma ci sono scritti i tipi. Ah, vediamo. Brillano anche al buio, Però noi non riusciamo a farvi vedere perché abbiamo qua una luce talmente forte che anche spegnere tutto. Sì, c'è Obrux Violarex, che penso che sia quello che abbiamo trovato perché è blu, sì, la testa è blu. Poi Divorax, poi Slobber, Iterus, Gradax. Comunque, adesso vediamo. Ne apriamo un altro rosso, poi riconosciamo il mostriciattolo. Sono tutti uguali. Adesso vediamo, dai. Si sono tutti uguali. Possiamo anche aprirli, basta che non apriamo lo slime. Se proprio, e vediamo. Ah, vedi che questo è giallo? E anche qua. Guardate che bello. Bello proprio questo. Piante carnivore sono. Carnivorous. Super Mario, non so perché. Ne? Ah, qua ci sono due. Un altro ragnetto diverso. Una blatta, credo. Allora, apriamocelo anche questo. Ecco, lo slime uguale. Mi sono. Aspettate che magari si apre. Vedi che si apre anche così. Divento Spider-Man. E speraci. Ci buttiamoglielo dentro. Aspettate. Penso che facciamo prima toglierlo con le mani, perché credo tanto rimane tutto compatto, non è che... Tieni i barili rossi, c'è lo slime rosso, quelli blu, il blu e il giallo. Adesso guardiamo. Com'è freddo. Sì, lo so, adesso te lo passo, Jason. C'è qua il mio bimbo che è arrivato, guardate. E poi... No, è troppo divertente. Poi sono carine, guarda, mangia gli insetti. E poi... Schiaccia bene. È rilassante. Dai, è troppo bello. Guardate. Stanno tutti migliori, la si diverte. Sì, potete... Non c'hanno età queste cose per me, Lo sapete. Allora, adesso, per curiosità, andiamo a aprirne uno blu. Così vediamo. Credo che comunque lo slime sia quello del barile. Così vediamo subito. Ci togliamo la curiosità. Ah, aspettate, non vi ho fatto vedere
il book che trovate in edicola, se non ve lo dà l'edicolante cercateglielo, dove c'è appunto la descrizione di questo simpatico slime. Poi c'è scritto anche delle storielle, che è molto istruttivo perché parla appunto delle piante, vi fa conoscere anche le cose, le piante. E poi ci sono i soliti giochetti, trova le differenze, la strada. È carino. Il colore di questo slime ti farà impazzire. Aspetta, facciamo vedere anche il poster che non l'ho fatto vedere. Ci sarà il fucsia, figurati, perché sempre piace il rosa. Allora, finalmente in edicola. E guardate quanto è bello questo poster. Wow, bello. Che belli che sono. Queste le ho disegnate proprio bene. E poi trova quelle che brillano al buio. Bellissimo. Questo secondo me brilla al buio. Già, vediamo, vediamo. No. È strabello. Bellissimo. E vediamo la pianta com'è. Qua c'è dentro, sembra uguale a questa qua. Qua c'è dentro, no, è diversa. La forma forse uguale. La forma, guarda che belli che sono. Apriamo anche questo, guardate, questo che slime bello. Bellissimo, questo color Tiffany, è stupendo. Intanto inizio a scartarti uno giallo. Dai, grazie, sì. Così vediamo. Che smell. Bellissimo questo qua di colore. Ma poi non è appiccicoso. È viscidoso. È viscidoso, però non è appiccicoso. Vedete che la mia mano rimane un po' lucida, ma non è. E guardate come sta sbavando fuori dai lati. Mamma. Pianta carnivora. Troppo bello, guardate. Ecco, adesso le lasciamo qua così di notte anche in postazione, che sgocciola giù di lato con l'insettuccio. Bellissimo. Amore, guarda quanti che ne hai per giocare, per divertirti. Mio bel bambino. E come immaginavo, questo ce l'ho giallo. Questo ce l'ho giallo, il barattolo giallo. Per curiosità. Slime giallo. E la pianta è fatta così. Allora, quelle che brillano al buio sono segnate. Ma penso che sia, credo che sia questo qua azzurro, perché ha quel colore lì. Perché sono segnati qua comunque. C'è Iterus che brilla al buio. Poi questo, anche lui brilla al buio. Gredax. E anche di qua ce ne sono segnata uno, Divorax. Ma c'è dentro la mosca colorata. Asterizzo. Ah, è vero, guardate questa di moschina col giallo. Bidone giallo, moschina col musetto giallo. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Adesso togliamo. Anche questo giallo. Oh, ma è troppo bello in mano. Cioè. Sembra bello tutti. E questo si è staccato un pezzo, però non mi rimane tutta la mano unta assolutamente, neanche appiccicosa sinceramente. Vai! C'è un bambino che mi guarda, ma dice, dammela a me, tieni amore, tieni. Adesso ne apriamo un altro rosso aperto? Sì. Vediamo cosa c'è. Vediamo. È bello aprire il sibarino. Bellissimo. Forse ce l'abbiamo già. Vediamo. Non lo so. Sì. Vediamo qua. No, questa. È questo. Sì, ce l'abbiamo già. Ah no. Ah, sì, uguale. Questo. Perciò questa la lasciamo così. Apriamo uno. Tanto c'è il mio bimbo che si sta divertendo. Ci sono qua la tua assistente che ti apre le Vai, tu apri. Allora io ne apro un altro giallo, intanto lo preparo aperto. Sono troppo belli. È carino, proprio una bella idea, nel senso originale, ecco. Con le piante carnivore che sputano. Guardate il mio bimbo intanto che ci sta giocando. Vediamo. Ce l'hai? Non mi ricordo. Vediamo. Sì, anche questo lo abbiamo già trovato. Blu. Qui sono insettini, li rimettiamo dentro. Vabbè, piacciono. Sono troppo, sono pucciosi. Che io odio un po' gli insetti, né? Però quando sono finti ci si può giocare benissimo. La sentite fino a Roma urlare quando vedo l'uragno. Allora, vediamo. No, non è vero, no. No, io no. È amica dei ragni. Allora, vediamo anche questo giallo, se ce l'abbiamo già, no. Questa non c'è. Non ce l'ho, aspetta, prima faccio questo giallo perché questo... Ma sapere una bustina? La testa rossa, sta pianta carnivora. Poi guardate come sono fatte bene con le foglioline. E stanno in piedi perché comunque sotto sono piatte e riescono a stare in piedi benissimo. E qua c'è tutto i suoi denti, gli insetti. Il suo cibo. Il suo cibo, beh sì, le piante carnivore mangiano gli insetti. Però io non vorrei mai metterci neanche un dito perché mi sa che... Chissà che brutto. Il mio Jason ormai. Ma sono come animali o piante carnivore, perché cioè si muovono. Allora aspettate che adesso togliamo anche questo. Troppo bello. E gli insetti.
Sì, vabbè, 40 anni e non sentirli. 40 anni e non sentirli. Internet, e ne ho già aperto un altro. Grazie, guardate questa che bella. Guardate le i rametti sono delle foglioline un po' che sembrano. Ecco, infatti guardate che sembrano. Bello. Guardate che bello lo slime. Metticelo dentro, guarda. Aspetta che si appiccica. Dai, che c'ha fame. E prendiamo. Ancora un po'. Bellissima, anche questa qua è fatta bene. C'ha questo pezzo qua viola, la faccia viola, gli occhietti, bellissimo. Questo era nel barattolo blu. Mettiamogli dentro i suoi insettini. Bello. E adesso un altro barattolo rosso sta aprendo Sharon. Originale. E io apro l'ultimo blu, così vediamo cosa troviamo qui, se l'abbiamo già trovato. Però sono fatti molto bene anche questi ballotti qua, così. Carini. E questo sì, ce l'abbiamo. Anche questo, come quello di prima. Questo bellissimo. No. Questo è bello, guarda. Adesso questo qua di Sharon. Che vediamo cosa c'è dentro. I ragnetti. E lo slime rosso. E questo qua, la moschina con la testina rossa. E lo slime è rosso. Base il colore dello slime la testa. C'è la testa un'altra pianta carnivora. Però alcuni sono semplicemente neri. Bello, mettiamogli dentro gli insetti, così buttiamoli sopra lo slime. Mangia tutto. No, guardate quando sbava fuori. No, vabbè, ok. Se mi diverto io, vi divertite anche voi di sicuro. Niente, questi sono i Carnivorous. Bellissimi, li trovate in edicola, 3,50€ l'uno, sono della Sbabam. E dopo vi lasciamo tutto sempre sotto nell'info box. Adesso lascio giocare il mio bimbo perché intanto me li sta portando via. E si presentano nel suo barilotto qua, bellissimo, di plastica, in tre colori. E avete visto appunto le piante carnivore qua che potete trovare, con vari colori di slime e di insettini vari. E niente, divertitevi e giocateci. Grazie alla Sbabam e grazie a voi che ci seguite. Bacioli dalla Nika.